diamo un affettuoso benvenuto al fratello Luca Tararà. È già da un po' che gli avevo detto qualche domenica verrai a farci visita, piacere che vieni a conoscere la Chiesa. Benvenuto, vieni pure, Dio ti benedica. Signore sia lodato. Ci rivolgiamo alla parola di Dio. Primo libro della Bibbia, libro della Genesi, capitolo 18, dal primo verso fino al verso 15. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, non oltrepassare, non andare oltre, ma fermati dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete, poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo che siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: «Prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fai delle focacce». Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono e lo diede ad un suo servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Ed egli rispose: «Là nella tenda». E l'altro: «Tornerò certamente da te, farà un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo: «Vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio Signore è vecchio». Il Signore disse ad Abramo: «Perché ha riso Sara, dicendo: partorirei io davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò dicendo: «Non ho riso perché ebbe paura», ma egli disse: «Invece hai riso». C'è un miracolo in questi versi. C'è la promessa di un miracolo. E quando le promesse di Dio si adempiono, noi non possiamo far altro che dire che Dio è fedele, che al Signore non sfugge mai nulla e che Dio ha sempre il controllo di ogni situazione. Per coloro che sono qui per la prima o le prime volte, il testo racconta la storia del patriarca Abramo e di sua moglie Sara. Sua moglie in questo periodo ben preciso aveva 90 anni, suo marito ne aveva 100 circa, e il Signore gli dice: «Il prossimo anno io tornerò e tua moglie avrà un figlio». E giustamente, da un punto di vista umano, e Sara iniziò a ridere. Si può ridere di gioia, si può ridere anche di incredulità: com'è possibile che io riuscirò ad avere un figlio vecchia così come sono? Anche il mio marito, dice la parola di Dio, questi sono i pensieri di Sara. Iniziò a pensare che lei era vecchia, che suo marito era vecchio, non aveva neanche il corso ordinario delle donne, aveva riso. In questi giorni ho pensato un po' alla fine e alla conclusione della scuola domenicale. Un anno di tante promesse, un anno di tanti insegnamenti. Si parla che Gesù Cristo è colui che salva, si parla che Gesù Cristo è colui che libera, si parla che Gesù Cristo è colui che battezza nello Spirito Santo. Nella scuola domenicale si insegna che Gesù è un Dio fedele, che non cambia mai attraverso i secoli, che Lui può fare ogni cosa. Dio che ha un piano ben preciso per me, per i giovani della scuola domenicale, per te che sei qui
per la prima o le prime volte Dio ha un piano ben preciso, ma noi come ci poniamo di fronte alle promesse di Dio? Ci crediamo? Oppure siamo un po' come Sara che iniziamo a ridere, che iniziamo a dubitare? Dio vuole adempiere le sue promesse nella nostra vita, ma molto dipende da come noi ci poniamo dinanzi alle promesse del Signore. Forse c'è qualcuno che sta pensando, ma io mi trovo in questa chiesa e mi dicono che Dio è grande, eppure è una chiesa semplice. Non vedi statue, non vedi immagine, ma la Bibbia insegna che Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Noi non lo vediamo, ma Dio è presente, perché la Bibbia, le promesse di Dio ancora dicono: dove due o tre sono radunati nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Molto dipende dalle attitudini del nostro cuore. Io ne voglio vedere insieme a voi proprio alcune. La prima è l'attitudine di Abramo. Tre uomini passano, lui si trova sotto un albero, vedi questi tre uomini e gli dice queste parole: ti prego mio Signore, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, non oltrepassare, non andare oltre, ma fermati a casa mia. Prima di ricevere le promesse di Dio è necessario aprire il cuore e lasciare che il Signore entri nella nostra vita. Tanti ragionano: se io vedrò un miracolo allora crederò. Anche San Tommaso disse: se io non metto le mie mani nel suo costato, se non vedo con i miei occhi il segno dei chiodi, io non crederò. Ma il Signore Gesù disse: beati coloro che non avranno veduto ma avranno creduto. A delle sorelle che avevano un fratello che gli era morto da 4 giorni chiuso in un sepolcro, che iniziarono a parlare in modo incredulo: Signore, se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Il Signore Gesù a queste sorelle, Marta e Maria, disse: se tu credi vedrai la gloria di Dio. Prima che Abramo e Sara ricevessero quella promessa di avere e di abbracciare un figlio, almeno in questa occasione, Abramo apre il suo cuore, anche la sua casa: non oltrepassate, fermatevi, vi darò del pane da mangiare, vi darò anche del cibo e delle bevande per bere, fermatevi dentro la mia casa. E mentre loro aprirono le porte della loro casa, Dio benedisse la loro vita. Notate, Abramo sa, gli dice: fermati, perché per questo che tu e che voi siete passati da casa mia. E non è un caso che tu sei qui stasera. Forse è vero che ti ha invitato qualcuno, forse qualche giovane o qualche bambino della scuola domenicale, ma non è un caso. Dio ha un piano, e il piano di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E il piano di Dio stasera è quello di salvarti, di entrare nella tua vita, di entrare nel tuo cuore, di entrare nella tua casa per iniziare a benedirle. E se hai bisogno di qualche dono, io ti dico con tutto il cuore: Dio vuole farti un dono. Non ridere del Signore stasera, non essere come Sara che rise per incredulità. Giovani, non ridete delle promesse e delle cose che in questo anno avete ascoltato. Forse vi troverete anche a vivere dei momenti difficili, un po' particolari, e di sterilità e di crisi come Abramo e Sara. Credete nel Signore, non dubitiamo di Lui. Molto dipende da come ci poniamo, non soltanto aprire il cuore al Signore, ma credere che Dio, che ha fatto le promesse, Egli è fedele da adempierle. Numeri dice: Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà, o quando ha parlato, non manterrà la sua parola. Se il Signore dice che salva, Dio salva. Se il Signore dice che battezza nello Spirito Santo, Lui battezza nello Spirito Santo. Se il Signore ha promesso nella sua parola che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, Lui sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente.
Se il Signore ha promesso, credi e sarai salvato tu e la tua famiglia. Crediamoci nelle promesse di Dio. Gli uomini fanno le promesse e tante volte non la adempiono. Io ho due bimbe oggi di 4 anni e mezzo. Ogni tanto mi è capitato di fare qualche promessa e lì per lì poi mi sono accorto che le bimbe non dimenticano mai le promesse. Allora ho imparato: o le promesse le faccio oppure non le faccio. Beh, anche quando gli uomini tante volte non adempiamo qualche promessa, ricordati che Dio è sempre fedele alle sue promesse. Possono passare giorni, possono passare mesi. Per Abramo e Sara passò un anno, al tempo fissato. Dio mantiene sempre le sue promesse. Mi viene in mente un testo in Giovanni capitolo 4 dove un uomo, un ufficiale, aveva un figlio che era ammalato. Partì da Capernaum, andò in Galilea a cercare Gesù e quando incontrò il Signore Gesù gli disse: ti prego, mio figlio è gravemente ammalato, vieni a casa mia, guarisci mio figlio. E il Signore gli disse: vai perché tuo figlio vive. Questo uomo credette alle parole di Gesù, rimase in Galilea quel giorno, l'indomani tornò a casa sua e mentre questo uomo ritornava dei servi uscirono dalla sua casa, andarono da questo uomo e gli dissero: sai, tuo figlio vive. Questo uomo non fu sorpreso né meravigliato, gli disse: quando avvenne questo miracolo che mio figlio iniziò a sentirsi meglio? E gli dissero: all'ora settima. E l'uomo si ricordò che fu il momento in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. E lui fece mente locale, insomma, 2 più 2 fa 4. Disse: mio figlio non è iniziato a stare bene da solo, ma perché ogni cosa è possibile a chi crede alla parola di Dio. Io non so con quale stato d'animo sei arrivato in questo luogo. Noi non facciamo delle promesse vane. La Bibbia dice: provate e vedrete quando il Signore è buono. Credi alle promesse di Dio e vedrai che il Signore non ti deluderà, perché Dio non deluderà giammai. Non ridere del Signore, aprigli la tua porta, credi alle sue promesse e credi, perché non vi è nulla di troppo difficile per il Signore. A volte facciamo diventare, cari nella grazia, Dio piccolo. Dimmi chi è il tuo eroe. I bambini credono agli eroi. Qualche anno fa mia moglie alla scuola domenicale chiese ai bambini: chi è per te Gesù? Qualcuno gli disse: per me è come Batman. Qualcuno gli disse: per me è come Flash. Veramente. E perché loro credono. È noi che dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Chi è per noi Gesù? La Bibbia dice che Lui è il creatore, è il liberatore, è colui che può ogni cosa. È chiaro che se ci inoltriamo nella parola di Dio e consideriamo Abramo e Sara, lei 90 anni, svigorita, non aveva il corso ordinario delle donne, l'aggravante che anche suo marito era vecchio, non c'erano le condizioni per, ma non vi è nulla che sia troppo difficile per Dio. Mentre ritornerai a casa stasera, ricordati che Dio può fare ogni cosa, che Lui è l'Iddio dell'impossibile, colui che vi parla. Ho sperimentato tante volte nella mia vita la mano potente di Dio. Un giorno un medico ci disse a me e mia moglie: se avete fede in Dio, solo Lui vi può aiutare. Eravamo andati da un medico quando mia moglie era in gravidanza con questo pancione, le 2 gemelle nella pancia, 5 mesi e mezzo. E ci dissero: le bimbe hanno soltanto 2 giorni di vita. Non sapeva che la dottoressa che fossi un pastore evangelico, ma alla diagnosi di una placenta che non andava bene, una bimba che si cibava col sangue della mamma, prendendo e ricevendo il sangue delle 2 bimbe, l'altra bimba non si cibava, ci disse: le bimbe hanno soltanto 48 ore di vita se vi va bene, altrimenti soltanto 24 ore. C'è un centro specializzato a Milano, se lì vi possono aiutare, ma se avete fede in Dio solo Lui
può fare qualcosa in questi casi. Siamo arrivati a Milano, la situazione non è che era migliore di quella che c'era stata presentata a Terni, c'era 7 ore di viaggio, di distanza, e ci dissero: noi non vi rimandiamo giù a Terni perché ormai la gravidanza si sta per interrompere. Ci presentarono il quadro clinico, ci hanno detto che le speranze erano veramente poche, però noi abbiamo creduto. Insomma, se voi avete fede, solo Dio vi può aiutare, voi cosa avreste fatto? Mia moglie è stata ricoverata 3 mesi in un ospedale a Milano. Dal quadro clinico c'era una bimba che aveva un cuore affaticato, dilatato. Ci dissero: se le bimbe rimangono in vita dopo la nascita, bisognerà effettuare un intervento chirurgico per asportare il liquido e poi vedere se il cuore va bene, altrimenti pensare a qualcos'altro. Ma questo è avvenuto a luglio. Verso la fine di agosto un medico ci dice: aspettateci nell'altra stanza. Io ogni giorno ero un po' come Sara, vi dico la verità, perché il medico non ci dava mai speranze. Ogni giorno facevano l'ecografia, ogni giorno facevano i vari controlli e ci dicevano: può darsi che oggi le bimbe non ci sono. E però, insomma, credevamo che Dio può ogni cosa. Verso la fine d'agosto ci dissero: aspettateci nell'altra stanza. Bussano, vengono dopo circa 15-20 minuti 3 medici e ci dicono: non sappiamo come è possibile, ma il liquido nel cranio è scomparso. Dopo una settimana, forse anche meno, 3-4 giorni, ci dicono: il liquido nella cavità toracica è scomparso. Dopo 5 giorni sono ritornati e ci hanno detto: la bimba si è guarita da sola. E gli ho detto: ho una figlia cardiologa a 7 mesi nella pancia della mamma. Gli ho detto: noi crediamo nell'Iddio dei miracoli. Tutta Italia stavano pregando per noi, da sud a nord abbiamo visto la mano di Dio nella nostra vita. Ma Dio non fa dei privilegi, il Signore opera in alcuni sì, in altri no. Se siamo disposti ad aprire il cuore, a lasciare entrare Gesù, se siamo disposti a credere alle sue promesse e a credere che Lui è l'Iddio dell'impossibile, il Signore interverrà in modo meraviglioso nella nostra vita, perché Egli è l'Iddio delle promesse. Ci credi stasera nelle promesse di Dio? Gloria a Dio, ci sono tante promesse nella sua parola, ce n'è una straordinaria, e concludo, e ce n'è una che è questa, che in questo testo c'è un dono di un figlio, ma 2000 anni fa Dio ha donato un altro figlio, ha donato il suo figliolo Gesù Cristo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ci credi tu a questa promessa? Se c'è una vita eterna, significa anche che c'è una vita lontana e separata da Dio. Alcuni ridono all'idea, l'idea di una vita dopo la morte, l'idea che esista l'inferno. La Bibbia ne parla: o si è con Dio o si è lontani da Dio. E io, di fronte a questo, a ciò che ci mette davanti la parola di Dio, non riderei. Stasera credi nel dono meraviglioso di Cristo Gesù, in modo tale che tu possa essere salvato, realizzare Cristo Gesù nella tua vita, nella tua famiglia, e vedere la benedizione di Dio che non dalla tua casa, quello che Dio ha fatto in Abramo e Sara, sappi che il Signore lo vuole fare anche in te. Giovani, vi lascio con questo verso: non vi è nulla di troppo difficile per Dio. La vita a volte presenta situazioni difficili, irreparabili e veramente gravi, ma Dio può ogni cosa. Egli è più che un eroe, è il Dio creatore del cielo e della terra, colui che ci ha amato, che ha dato Gesù, colui che non ci lascia e non ci abbandona e non ci abbandonerà già mai.